Standard di spesa positiva per quanto riguarda il piano di sviluppo rurale. Dai dati il 100% della spesa riferite alle annualità. Mauro Febo, questo è un dato importante per l'Abruzzo? Assolutamente sì, è importante perché lo avevamo scritto nel programma del Presidente Chiudi, non avendo possibilità di mettere risorse endogene, i trasferimenti statali sono finiti, le uniche risorse sono quelle europee, quelle strutturali. Noi abbiamo, gestiamo il piano di sviluppo rurale che era rimasto indietro, particolarmente indietro. Abbiamo recuperato non solo il tempo perduto, perché siamo partiti a metà del 2009, quindi parliamo di un piano del 2007-2013, ma per il terzo anno consecutivo abbiamo raggiunto e superato la soglia del 100%. Quest'anno addirittura siamo la terza regione, nel 2012 chiaramente sto parlando, la terza regione in Italia come spesa. Quindi credo che insomma abbiamo dato delle risposte importanti ad un mondo che in questo momento è l'unico settore che sta tirando. Quindi senza queste risorse aggiuntive, senza queste risorse comunitarie, chiaramente ciò non sarebbe stato possibile.